Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. In aula presenti anche il sindaco Franco Miccichella, assessore al bilancio Aurelio Trupia, che commenta: anche quest'anno il bilancio è stato approvato alla fine dell'anno. Ci sono stati, prosegue Trupia, dei fatti che non ci hanno permesso di predisporre il bilancio prima. Era importante però dotare la città del bilancio perché se fosse avvenuto oltre il 31 dicembre avrebbe causato effetti deleteri. C'è stata grande responsabilità da parte dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, ne va dato atto, conclude Trupia. E i consiglieri comunali di opposizione al Comune di Agrigento, Amel, Spataro, Bongiovì, Brucculeri, Gramaglia e Civiltà affermano: il bilancio del Comune di Agrigento, trasmesso al Consiglio a soli 4 giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto dalla legge, è stato approvato solo grazie alla presenza in aula dei consiglieri di opposizione, che pur votando contrari hanno garantito il numero legale e la validità della seduta, consentendo di colmare una gravissima carenza della maggioranza, che non è stata in grado di assicurare autonomamente un numero di presenze sufficiente per rendere valida la seduta. E ancora, prosegue la nota dei consiglieri di opposizione, le assenze di molti consiglieri di maggioranza, ad eccezione di alcuni impediti per motivi di forza maggiore, sono il sintomo del malessere politico dell'attuale gestione amministrativa.